pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata di Terzo Millennio, la rubrica dedicata all'arte, alla musica, alle ultime tendenze e non solo. Vi ricordo la nostra mail terzomillennio@3media.it. Potete scriverci e venire a raccontarvi in puntata. Così come oggi in puntata si racconteranno un gruppo di ragazzi, devo dire particolari, molto particolari. Loro sono degli attori di teatro appartenenti ad una cooperativa, però chiediamo a loro di che cosa si tratta, li conosciamo insieme. Cominciamo da Alessandra Di Giacomo, che ci presenta gli altri, perché ovviamente ricordare tutti i nomi. Intanto grazie a tutti quanti per essere qui con noi. Alessandra, tocca a te adesso. Allora, sì, come detto, è un gruppo abbastanza particolare. E tanto nasce, ci siamo raggruppati tramite la cooperativa sociale di Progetto Crescere Insieme. E poi abbiamo avuto un'idea per aiutare, diciamo, una persona che aveva bisogno. Abbiamo pensato di fare una rappresentazione per aiutare questa persona. Non ci conoscevamo ovviamente tutti. Infatti, chi sono i membri della cooperativa? Quindi ovviamente sicuramente ci sarà una parte sociale, quindi sì. Insomma, e poi ci sono tutti i membri. Sì, sì, c'è una cooperativa sociale, c'è un rappresentante legale che sono io, e poi io ho dei soci che sono Rosy Mondo, Emilio Scilipoti e Nino Femminò. Quindi loro sono di Progetto Crescere Insieme, mentre Andrea Arena, Stello, la maestra Francesca e Giovanni si sono uniti in questa avventura teatrale. Ecco, noi abbiamo fatto un teatro amatoriale, non siamo dei professionisti, quindi questo ci tengo a chiarirlo. E ci siamo ritrovati tutti insieme con lo stesso obiettivo, con lo stesso animo. E ovviamente siamo tutte persone impegnate al lavoro, quindi è poi difficile riunirci per fare le prove, però devo dire che anche quando ci incontriamo in tarda serata scordiamo la giornata lavorativa e veramente ci divertiamo. Di che cosa si occupa il Progetto Crescere Insieme? Allora, voi intanto siete all'Istituto Cristo Re. Noi ci troviamo all'interno dell'Istituto Cristo Re, nell'Istituto Ex Sordomuti. E facciamo dei servizi extrascolastici, perché nello stesso istituto ci sono due scuole, la scuola Mazzina e la scuola Paino. E quindi partiamo dall'anticipo scolastico, la mensa, il doposcuola, però Progetto Crescere Insieme nasce come asilo nido. Abbiamo un'esperienza ventennale nel settore, quindi nasciamo come asilo nido e poi via via abbiamo sviluppato tutti gli altri servizi. In più ci siamo impegnati, abbiamo preso a cuore questo discorso del teatro e devo dire che sta funzionando. Abbiamo già fatto uno spettacolo, come già avevo anticipato tempo fa, uno spettacolo a Natale e abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni. Nasce come teatro per adulti e poi si crea in modo parallelo il teatro invece dei ragazzi, che portiamo avanti già da 4 anni. Io leggevo, per quanto vi riguarda, che oltre queste attività, che adesso poi vediamo nello specifico, il Progetto Crescere Insieme si occupa anche della gestione di un logo storico per Messina, in sì. Realtà. Di che cosa si tratta, dove si trova e cosa fate? Questo è un tasto dolente, perché ecco, perché il luogo storico in questione è Cristo Re, il Tempio di Cristo Re. Ora, lì ci sono due realtà, una della Curia e l'altra del Ministero della Difesa, però all'esterno del Tempio si trova la torre ottagonale, che è stata diverse volte gestita da altre società, però poi abbandonata. Siccome noi abbiamo un bellissimo rapporto, e ci tengo a dirlo, con i padri rogazionisti e quindi con i minori accolti nell'istituto, allora abbiamo pensato di proporre ai rogazionisti la gestione della torre, inserendo nel mondo del lavoro i ragazzi, appunto, delle comunità. Parliamo di comunità non solo italiane ma anche di stranieri. Noi abbiamo fatto un progetto poco tempo fa, dove abbiamo inserito dei ragazzi africani che si sono prestati a fare da guida, quindi hanno studiato
la storia della torta canale e l'hanno ovviamente esposta ai turisti. È una... Aspetta un attimo perché, esatto, sì, si è girato un attimo il microfono. Okay. Rischiamo di non sentirti. Ok. Allora, è un impegno molto difficile perché combattiamo con una realtà difficile. Messina è una città un po', ecco, da questo punto di vista, trascurata. Cioè, io toglierei un po', un purtroppo, perché è molto trascurata. Ci sono delle zone che una volta si diceva, senza niente togliere ai rioni, una volta si diceva che la zona più trascurata fosse il rione. Adesso invece no, adesso è trascurata tutta. È una zona come quella di Cristo Re, dove noi postiamo spesso nella nostra pagina Facebook delle fotografie che veramente fanno vergogna, perché siamo noi che puliamo quella zona in collaborazione anche con il Ministero della Difesa, che devo dire è sempre stato molto disponibile. Però come presenza in questa zona storica, al di là del Ministero della Difesa e di Progetto Crescere Insieme, non si vede nessuno. Tutti i messinesi sanno che quello è un luogo dove molti ragazzi festeggiano con bottiglie di spumante, con botti, lo sanno tutti i messinesi, però nessuno si interessa. Allora poi noi ci ritroviamo a entrare alla Torre di Cristo Re, dove c'è la statua del Cristo, e dobbiamo togliere bottiglie di spumante rotte, sporcizia. E queste sono le cose che io posso elencare, perché ci sono altre cose che non si possono elencare. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di mantenerlo più pulito possibile. Ho sempre fatto un appello a chi di dovere di fare un controllo. Basterebbe fare una multa, un verbale, per poi far capire che questo gesto non va fatto, perché è un gesto incivile. E questa è la dimostrazione che spesso molti messinesi non amano la propria città. Ma guarda, io credo, questa è una mia opinione personale, ma ritengo che sia forse poi una voce di popolo, perché poi con chiunque parli pensa la stessa cosa. Non è un problema che mancano le regole, io ritengo che mancano le punizioni. Sì. Perché nel momento in cui una persona viene punita per una cosa che ha fatto, infatti, una seconda persona probabilmente ci pensa su due volte prima di farla. E quindi questa totale assenza da parte delle amministrazioni, perché poi alla fine tutto nasce da lì, questa totale assenza porta poi al degrado. Per esempio, io per prima questa torre non l'ho mai vista, perché tutte le volte che sono andata a vederla era sempre chiusa. Per tanti motivi, perché era pericolante, perché comunque non c'era un custode disponibile, per tantissimi motivi, ma non l'ho mai vista. Per cui io penso, noi nella nostra città, è vero che dopo il terremoto poco c'è rimasto in realtà di storico, ma se poi anche quelle poche cose le teniamo chiuse, cioè il turista... proprio un posto proprio l'altra volta su esatto, il turista cosa deve venire a vedere nella nostra città? Sì. E queste forse sono delle domande che dovremmo porre a chi ha il potere per poter modificare le cose. Parliamo del turista, ma in primo luogo bisognerebbe parlare dei messinesi, perché se consideriamo che abbiamo partecipato al progetto La Via dei Tesori, e il sito di Cristo Re, di conseguenza della torre, è stato il sito più visitato dai messinesi, cioè questo fa capire che comunque il messinese ha bisogno di riappropriarsi di questi luoghi. E che c'è proprio, noi abbiamo notato proprio una fame di cultura. Nel nostro piccolo cerchiamo di alimentarla, ovviamente non è semplice. Per ora abbiamo messo un cartello con i nostri recapiti telefonici, considerando che noi appunto lavoriamo lì accanto, quindi, quindi ci siamo avviati intanto facendo delle gite, delle visite didattiche. Abbiamo cominciato con la scuola perché secondo me è da lì che bisogna cominciare. Insomma, è bello vedere, ascoltare un bambino che dice al padre: papà, lo sai che cos'è quest'arco? Sì. Noi abbiamo avuto questa soddisfazione di ascoltare, vedere bambini che raccontano al proprio genitore quello che è la storia messinese, perché da lì possiamo dire che comincia la storia messinese. Stiamo parlando del 1100, non di... Cosa potrebbe venirvi in vostro aiuto? Quindi cosa potreste chiedere all'amministrazione, avendo comunque la possibilità oggi per farlo? Ma onestamente potremmo chiedere veramente poco, nel senso che basterebbe
una maggiore e un maggiore controllo intanto della zona, e delle telecamere, dei cestini per i rifiuti, cioè cose banali, dire, che in una banali, città dovrebbero in realtà esserci, banali, non perché però, vengono richieste. Però non ci sono, non ci sono. Questo perché, al di là di questo, appunto, la cooperativa, con l'aiuto dei padri locazionisti, con anche il discorso delle guide turistiche, ci sono molti ragazzi che hanno voglia di studiare, noi abbiamo avuto a che fare con per esempio gli studenti, abbiamo fatto una preparazione a diverse classi della scuola Archimede, della scuola Dante Alighieri, ora adesso Basile, e c'è molta volontà in questo senso, molta volontà nel voler esporre a tutti i costi quello che è la storia messinese, perché poi alla fine quando tu racconti delle cose particolari, perché per esempio la nostra torre ottagonale ha una storia bellissima che praticamente nessuno sa, e riguardo a questo noi abbiamo avuto il piacere... C'è qualcuno che non è d'accordo con te, no, perché se lui... gli passiamo il microfono, vediamo per quale motivo non è d'accordo. Ovviamente scherzavo, se l'è inventata, dicevo, ma scherzavo. Non ce la siamo inventati, anche perché noi abbiamo pensato una cosa bellissima. Allora abbiamo intanto scritto un monologo che racconta questa storia particolare della torre. Io ci tengo a dirlo perché è la prima volta che mi cimento in questa esperienza appunto di scrittrice, e ho scritto appunto un monologo. Questo monologo è indirizzato a tutte le scuole e verrà interpretato sempre da qualche attore di Stucast, perché ragazzi, ecco, la compagnia teatrale noi siamo si chiama Stucast. Adesso con la chiediamo, con la cappa. Abbiamo molto da chiedere, soprattutto sul nome, devo dire. E quindi raccontiamo questa storia della torre con degli abiti d'epoca. L'abbiamo sperimentato già con alcune scuole elementari ed è avuto veramente un gran successo. Cioè i bambini, mentre prima, ci tengo a dirla questa cosa, una volta a scuola si diceva fate una ricerca su... ed era una cosa noiosissima. Adesso invece succede al contrario, almeno con l'esperienza che abbiamo avuto noi. Allora i ragazzi vengono dalle scuole, ascoltano la storia, si appassionano a questa storia e quando tornano a casa la prima cosa che fanno vanno su internet e cercano altre informazioni riguardo quello che hanno ascoltato, ed è una cosa secondo me straordinaria. Sicuramente. È un pochino come succede, diciamo, nei film, no? Cioè uno guarda questi film famosi, anche di Braveheart, dice ma chi era Wallace? No? Dice aspetta, vado a vedere. Guardo, mi incuriosisco, vedo su Wikipedia, le enciclopedie digitali che ci sono, e vedo realmente, cioè noi facciamo vivere la storia quando interpretiamo, diciamo, questi personaggi. Certo, ecco, questa sarebbe una cosa bella da tenere comunque, da fare sempre anche per la città, insomma, da proporre. Sì, anche delle versioni, insomma, in lingua straniera. Certo. Vedremo. Già intanto qualche scuola ci ha contattato quando ha saputo, diciamo, di questo progetto. Abbiamo ricevuto delle telefonate anche dalla scuola superiore, per esempio, proprio in questa settimana siamo stati contattati da una scuola superiore dove appena saputo che noi avevamo la gestione di questa zona si è subito interessata, dice no, vogliamo portare i nostri alunni a conoscere quello che è Cristo Re. Tra l'altro è il punto panoramico per eccellenza di Messina, insomma la prima cosa che vediamo quando attraversiamo il nostro stretto. Infatti. Quindi orgogliosi di portarlo avanti nel nostro piccolo, con diverse fatiche, però non molliamo. No, state tranquilli. Questa è la cosa più importante. E invece adesso parliamo un po' del motivo in realtà per cui siete qui, quindi questo teatro, questo Stucast. Questo nome è un po' particolare, io vorrei capire chi è che ha deciso di dare questo nome. Perché devo essere sincera, quando ho fatto l'articolo per voi nel nostro TG, lo stavo registrando, sinceramente, e ridevo come una pazza, non riuscivo a registrare. Sì, anche la SIAE. Allora. Beh, diciamo che il nome è facile da ricordare. Sì, sicuramente è semplicissimo. Poi, per noi che siamo messinesi è facile dire, ah ma che fai? Stucast. Viene subito memorizzato, si incanalano tutte le energie positive e noi ne abbiamo molte, quindi il nome è nato proprio così, si giocava, si scherzava, ci mandavamo i messaggini, ah che facciamo, questo cast,
era troppo lungo, questo gran cast, poi si poteva confondere, diciamo siamo sempre lì maschietti, poi cominciano a fare la gara, allora abbiamo detto vabbè tronchiamo questo e è diventato sto cast, così per la gioia di tutti, anche per la SIAE. Ma soprattutto per noi. Soprattutto per voi. Cosa allora, come nasce? Cosa avete pensato di fare all'inizio? Come l'avete proposto ovviamente alla gente? Come è nato? È nato così per caso. È nato che un anno, 3 anni fa circa, sì. Abbiamo pensato di fare uno spettacolo natalizio. E allora ho pensato, ma perché non fare, per esempio, una cosa così molto semplice? Una commediola. Semplicissimo, devo dire, vero? E allora, siccome a me piace buttarmi nelle cose, un giorno per non dire, ah, lo potevo fare. Giusto. Allora ho pensato, ok, mettiamoci in gioco. Mi mancavano gli attori. Mio marito... Ecco. Nipoti, ovviamente sempre contrarissimo al teatro, mi ha sempre detto no, non contare su di me perché sai che io assolutamente non lo faccio. Invece okay. Uno è adesso uno dei primi, mi sembra. È uno che non molla. È uno proprio... Purtroppo sul palcoscenico ci sarà una qualche sostanza, non ne vogliono diciamo le forze dell'ordine perché è legale evidentemente, però quella sostanza ci piace, ci allora, fa bene, sì. Ci fa divertire e quindi noi vogliamo ripetere l'esperienza. Certo, sì, certo. Sì. Noi abbiamo cominciato così, per scherzo, allora ho avuto la fortuna di conoscere l'insegnante di mio figlio e allora un giorno sono andata ad accompagnarlo, l'ho vista, tu farai una parte in Miseria e Nobiltà, e mi fa, scusa, ma come, così? E tu come hai reagito invece? Ti ho guardata esterrefatta per dire, ma sta parlando sul serio o mi sta prendendo in giro? Perché io non avevo mai avuto esperienza in merito, quindi ho detto, ma sei sicura? Io devo partecipare a questa cosa con te? Ho detto, sì, ma dai, proviamo. E poi effettivamente lo scopo era... uno scopo benefico per una situazione che era accaduta, diciamo, quell'anno nella nostra classe. Sì, purtroppo l'ho letta. Ed effettivamente quella è stata la motivazione principale, il poter regalare, diciamo, un Natale leggermente più sereno a persone poco più fortunate di noi, purtroppo. E adesso col passare del tempo come si trova all'interno? Allora, io benissimo, devo dire che sto cast è terapeutico, io lo consiglio, devo dire. Quindi questa sostanza funziona, sì, perfettamente. Sì, è una sa per noi, allora diciamo che questo momento così di svago per noi, dalle attività di vita ordinaria, del lavoro, ci serve veramente come terapia. Certo. Perché stacchiamo completamente dalla quotidianità della vita e... ci proiettiamo in un mondo di fantasia nel quale ognuno di noi è libero di fare ciò che vuole e quindi questa cosa, come dire, ci permette di esternare le nostre rabbia, le frustrazioni, quindi alla fine scarichiamo tutte le tensioni della quotidianità e siamo tutti contenti e sereni. Ed è terapeutico perché all'interno del nostro cast anche abbiamo inserito i ragazzi delle case famiglie. Quei com'è? Ragazzi. Infatti leggevo proprio questo, e l'avete inseriti anche, sì, in quelle che sono le vostre rappresentazioni. Quanto è difficile interagire con questi ragazzi che purtroppo vengono da delle realtà un po' particolari, per cui potrebbero essere un po' più chiusi? No, guarda, onestamente la parola difficile non direi, perché alla fine sono ragazzi che hanno bisogno di essere cercati, di essere ragazzi, di sentirsi parte di una grande famiglia. Quindi noi in realtà non abbiamo avuto molte difficoltà a inserirli, anzi devo dire che abbiamo anche in quest'ultima commedia un ragazzo che io adoro, io lo chiamo Gianluchino, ed è alto, più alto di me, praticamente c'ha 18 anni, però per me resta sempre Gianluchino, che si tratta di un ragazzo molto timido, timidissimo, eppure sul palco è un'altra persona. Anche Giusy, ti ricordi? Giusy, un'altra ragazza. Che ha cominciato con noi, che era molto... una ragazza che ha cominciato con noi, Giusy, che era molto introversa, invece poi abbiamo fatto fare una parte principale, sì, nella parrocchia Controsenso, sì, mi sembra che era, e che è andata benissimo. Quindi sì. Anche mi sa che allora lui aveva veramente ragione, sì, perché c'è il fatto della polverina. La polverina. Assolutamente.
una volta che sali sul palco la prima volta non vedi l'ora di rifarlo. A proposito di questo, a me piace sempre citare, quando ho a che fare con delle persone, degli attori, anche se voi vi ritenete degli attori amatoriali, come dite, però che fanno, cercano di far ridere, quindi di far stare bene la gente, a me piace ricordare una frase di Totò che disse: è più facile far piangere il pubblico piuttosto che farlo ridere. La pensate anche voi così? Sì. Assolutamente sì. Lui è già il microfono. Assolutamente sì. Tra l'altro, molte delle commedie che noi facciamo sono proprio tratte da Totò, che tutti noi amiamo assolutamente. E questa cosa, nata, come diceva Alessandra, per caso, ci ha spinto a trovare anche degli inediti di Totò che Alessandra ha. Ho saputo che rivisita e che sistema. Ma anche lo stesso Miseria e Nobiltà. In realtà noi l'abbiamo fatto un po' particolare, perché chiaramente ci siamo accorti durante le prove che recitare in napoletano, per chi non è napoletano, veniva un po' male. Allora ci siamo detti, visto che siamo un cast di attori molto particolare, visto che siamo messinesi e il nostro dialetto è messinese, recitiamo in messinese. E abbiamo fatto un Miseria e Nobiltà in messinese, per cui se quando ci saranno delle repliche io invito tutti a vedere tutti messinese un Miseria e Nobiltà in dialetto messinese. Grazie. E a proposito invece di ultimi programmi, progetti, qualcosa che state mettendo in scena, no va bene, anche puoi rispondere anche tu. No, parla lei. Evita il microfono. No, lei ne sa sicuramente di più. Allora, noi abbiamo di solito utilizzato delle commedie teatrali già ovviamente registrate alla SIAE e di pubblico dominio, precisiamo. E poi ho voluto tentare, prima col monologo e poi con un film, appunto, di Totò, del quale non c'era assolutamente la versione teatrale. E quindi mi sono impegnata e ho fatto una versione teatrale. Quindi questo è un inedito che porteremo al teatro Annibale Maria di Francia. Che non diciamo. No, non diciamo l'inedito. Però invitiamo tutti a partecipare. Il 5 maggio. Certo. Sabato 5 maggio al teatro Annibale Maria di Francia. Quindi porteremo questo inedito. E insieme a noi ovviamente porteremo anche il gruppo piccolo di Stucast, prima di finire Stucast Junior. Abbiamo poco tempo a nostra disposizione, vi terrei qui tutta la sera, però purtroppo non possiamo. Volevamo presentare proprio il Stucast Junior. Stucast Junior. Che avete. Se entrate, ragazzi, vediamo come ci possiamo organizzare così. Allora, mettetevi qua, giù. Se la regia mi segue un attimo per vedere se possiamo inquadrarli. Vediamo, eccoli qua. Ci sono tutti, riusciamo? Ci sono tutti? Ne sono molti di più di solito. Non ho dubbi. I figli della provvidenza ci sono. Non ti sbilanciare, non ti sbilanciare. Questi ragazzi stupendi. Noi siamo orgogliosissimi del nostro gruppo di Stucast Junior, veramente orgogliosi. Tra parentesi, sono molto più bravi di noi. Sì. Questo non c'è dubbio, guarda, non avevo assolutamente dubbio. Questo se è un gruppo che nasce. Tanto sono alunni della maestra Sanu. Ex alunni miei. Vorrei precisare che hanno fatto la scuola elementare con la maestra Sanu. Mm-hmm. Quindi quando io ho fatto. Feci la proposta alla maestra Sanò di fare parte del cast di Miseria e Nobiltà, mi sono anche un po' tirata anche i ragazzi, che all'inizio sì, hanno fatto così una prova per vedere com'era questo teatro, come funzionava, poi invece gli è piaciuto. Considerate che adesso sono tutti in seconda media, però fanno il teatro già dalla quarta elementare. Ed è sempre lo stesso gruppo. Uh-huh. Ed è un gruppo che quest'anno ha fatto degli spettacoli anche per le scuole. Quindi ha fatto anche due spettacoli consecutivi. E io appunto ci tengo a dirlo, perché non capita oggi di avere a che fare con degli adolescenti, perché di questo adesso si tratta, che stanno crescendo con dei sani principi, che è quello della solidarietà. Perché non dimentichiamo che purtroppo ascoltiamo spesso in telegiornale delle notizie veramente molto spiacevoli riguardo il rapporto che poi hanno tra di loro gli adolescenti. E
e c'è anche una specie di egoismo che impera in questa nostra, questo nostro mondo. E invece loro no. Loro lo fanno e lo fanno con piacere. Con piacere, infatti. Ragazzi, purtroppo mi fanno segno dalla regia, rischiamo di essere proprio tagliati. Ci tagliano proprio. E quindi dobbiamo necessariamente salutarvi. Noi vi ringraziamo. Ricordiamo l'appuntamento per il 5 maggio. 5 maggio al Teatro Annibale Maria di Francia. Ora? Ed è stabilire ancora. Comunque sicuramente sarà un serale, sarà alle 21. Va bene, allora vi manderemo noi un articolo prima, grazie, ovviamente, dell'evento. Grazie. Quindi, grazie a tutti, grazie ragazzi, grazie, la prossima volta verrete vi farò parlare, ve lo prometto, anche se penso che... Grazie a tutti quanti voi per averci seguito, vi diamo appuntamento sempre su 3 Media, canale 112, ogni sabato pomeriggio, subito dopo il TG delle 14. Vi ricordo la nostra mail, terzomillennio@3media.it. Mi raccomando, scriveteci, vi aspettiamo.